guardando, bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Buonasera cari telespettatori e beati voi che siete a casa, sono le 19.30 perché qui è in piena mattina, ore 10, siamo a Roseto, 34 gradi e potrebbe aumentare la temperatura, però noi ci siamo lunedì, martedì, giovedì e sabato, ore 19.30, Super J, canale 16, la mail di La Stellina, @superj.it, il numero WhatsApp 351-7532-450. Andiamo a sentire se fa caldo oggi. Ma con tutto sto caldo, come facciamo? Purtroppo dobbiamo sopportare. Le semenze ne risentono? Insomma. Sì, sì. Sì, 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 purtroppo, no. Dobbiamo sopportare fino al resto. Così. Sole rosso. Purtroppo l'estate, mo sta passando. Speriamo che non c'è crepe, con tutto sto caldo. Al mercato a Roseto si trovano anche melangole col gancio. Famosissimo gancio della melangola. Guardate che bestia. Guarda. Che sta succedendo? Se, niente, stiamo ripetendo. La colomina dice che ha ripresa. Ma che riprese? Tiriamo avanti. Parliamo del caldo. Il caldo. Tu la campagna come anni? Io la grassetta, c'ho la dico, la grassetta, però sì, che sembra da qua, sembra aperta l'acqua, perché lì una rota, io una posa asciughita, già una armata andrà là, quattro rode, 5 metri di terra, una bancia da qua. Io non lo so, non so mai accordato un regolo di corpo, mai. Ma secondo te arriverà il problema del culo nero dei pomodori? Sì, perché che niente l'acqua può arrivare il problema del culo nero, però io, per come la notte non dormo mai, stingo sempre a seguire i pomodori, la roba, il culo nero non ci sta, perché annaffi sempre. Quello che dorme non prende pesce, è il culo nero. Ci potrebbe stare il problema del culo nero, qualche agricoltore è preoccupato. No, ma lo te, perché, sai perché? Perché quello che non c'è l'acqua, passa di guai. In grazia a te una grassetta, però finite l'acqua, secondo me 2 anni di questo di caldo, il terzo anno mi tengo a comprare un cammello. Ma se no? No, ma mi compro un cammello, diventerà spiaggia libera qua, polvere te. Sì. Perché non piove, vogliamo a fine? Sto capendo. C'è lì, qui c'è. Tutto sta qua dello mare. C'è, però sta cacciato l'acqua su, dice che ci sta, però che sulla montagna non va la neve, non va lo freddo, vuole poi l'acqua. Ecco, però c'è l'acqua di Luzzi, non c'è l'acqua da bagnare. Ecco, c'è un romo assatito, altre che le tasse a pagare. Oggi non ci abbiamo in offerta? Il melone? Sì, oggi c'è il melone. Il melone? Però fa l'arvuta, il melone a 1,50 ci sta. Poi c'è il melone economico a 1 euro. Scusa, che cagna questo da quest'anno? È più maturo. Più maturo. Questo invece è più fresco, raccolto da ieri. Ok. Cagna. Poi ci abbiamo le zucchine grandi a 50 centesimi. 50 centesimi. Brutte a 50 centesimi. Belle. Poi ci abbiamo zucchine da 1 euro, piccoline, belle, perché le faccio brutte e belle, la gente la può andare, brologico. Poi ci abbiamo i cocomi, sempre belli. C'è trona quando sta? Una fenomeno, a 0,60, 70 centesimi, tagliato, in offerta. Tagliato. C'è. Andiamo. Ecco qua come è tagliato, va. Bella cetrona. Vedi il colore? Non strano, bello coltivato, annaffiato. Vai. Poi. Signora, ma qua si parla pure alla casa così tanto. Qua parla sempre, non mi fa neanche dormire la notte. Ho capito. Beh no, la notte ti qualcuno andare e chi ti andare da qua? Ti qualcuno andare, i pomodori e la signora. Ah, cominci da scegliere il vigore? No, se ne passa, sei figo. Poi abbiamo anche le pere qua. Ah, sembrava le figole. Sembra fatte così. Pere fatte così da mare queste. Da mare. Poi ci abbiamo anche la farina regge da me. Poi ci abbiamo le pere normali a 1,50 euro, brologiche. No. Pass e chiuso. Ci vediamo alla prossima puntata. Cioè, che dici? Bellina, come stai? Tutto a posto?
Niente di particolare. Niente di particolare. Ma anche se posso scopare io qua, perché subito lo metto in gente le ragazze. Ma non si. Ma non sono precauzioni. No, manco proprio l'altro. Lascia attento, lascia attento. Lascia attento. Bene. Sta bene. A pescare che si dice? Niente, perché non ci vai quasi mai, abitiamo se vanno i colli. Non si va a colli, è solo che si niente, non ci vai mai, solo pesca non mi piace. Non ti piace, ti faccio la parte di Montesilvano. Sicuro, scafatto pescare. No, perché noi ci siamo sfasciti. Lui se ne intende di pallone. Il pallone, lui è il capo del pallone. C'è tutta la partita femminile a fatto schifo. La persona zero. Sì, ma anche se vuole peccato male. Siete già. Giocate male? Sì, tutte e due, però lo Belgio. Sì, Una partitaccia schifosa. Ci posso però mi piace qualche giocatore. Mi piace, femminile. Ma cioè a livello di donne. Ma pure buono. Capito, l'avevo capito che ti piaceva in quel senso. Sì. Cioè, a me non mi piace la. Capito. I saggicci. Stefano, quanti giocatori ha comprato? Invece lo pescare, com'è? Giocatore piatto. È buono, chi è? Ma beh, pure Fiorello, lo portiere, che tenei lo pescare. Sì, non ricordo. Ha fatto pure capitano, giusto? Sì. 7 anni ci ha lasciato a pescare. L'anno scorso sarei Netanyahu, stai. Secondo portiere, sì, però sì, non ha giocato mai là. Infatti. Però da 2 anni ci vuole un'esperta. Quindi il Pescara prova a risalire. Mo sta a Palena, in ritiro. Il ritiro? Fino al 27 luglio. Udera invece sulla stazione. A Palena, sì. Signore, lei sente caldo? Buongiorno a lei. Buongiorno, sente caldo? È tempo suo. Il tempo suo, un po' troppo sì, tempo suo. Sì, è giusto, anche perché adesso è cambiato tutto, purtroppo. Abbiamo molte rifiuti. E questo provoca questi problemi, no? Tu dici che i rifiuti fanno il caldo. I rifiuti, certo, la terra si è accesa troppo. Questa è una teoria tua o... La mia teoria, io sono greca. Ah, sei greca. Allora ho... Capito, c'è un'esperienza, diciamo... diversa, ma un'esperienza no. Però voglio dire che è un'altra cultura. Un'altra cultura? Sì. Ho capito. In Grecia che si dice? Prima avevamo i maiali, le galline, se avanzava qualcosa abbiamo dato gli animali, mangiare gli animali ci davano la carne. Certo. Adesso invece no, butta, no. Quindi secondo te ci ritorna, si dovrebbe tornare al maiale? Meno rifiuti? Una volta sì, meno rifiuti sì. Quindi sì. Ci vogliono più maiali, sì. Ma non maiali, no? Vabbè, animali. No. Galline, tutto, sì, pecore, sì, quello che ci vuole. Ha fatto rivo, ha fatto la natura. Adesso abbiamo riempito le strade piene di cani. Vale. Quindi? Quindi io non ho controllo dei cani, però. Però una bella piovuta ce la volessi. La piovuta sicuramente, che noi, io in Grecia abbiamo avuto, abbiamo detto una poesia che dopo un paio di giorni veniva la pioggia. Ma dilla pure qua io noi oggi. Io conosco la poesia. Sta poesia, su, forza signora. Però ci vuole... Prenditi questa responsabilità. Ci vuole una persona che si veste pieno di rami di foglie addosso. Ogni casa che va la gente prende un secchio d'acqua e lo butta, però noi come ragazzi abbiamo cantato questa poesia. Non credimi, dopo una settimana è arrivata una pioggia, ma una pioggia. Non è perché, ogni anno abbiamo fatto. Ho capito. Un'esperienza mia. Speriamo bene, che ti devo dire? Aspettiamo bene. Sì, che viene un po' di pioggia, a me mi piace il caldo, però umidità no. Vabbè, un po' di pioggia ce la volete. Beh, la pioggia sicuramente. Ha detto che arrivava la pioggia questi giorni. Le previsioni mettono sole rosso. Solo rosso. Vabbè, la prendiamo lo stesso, allora si va in Grecia. Vabbè, sulle isole è molto più fresco, molto più ventilato. Ma il bagno te lo puoi fare pure a Roseto, non è la stessa cosa. A Roseto sì, ma è bella, Roseto mi piace, sono innamorata di Roseto. È bellissima anche per la Ma tu sei qui per turismo? No, io ci abito qui, però sono di Giulianova. Ho capito.
Vabbè. È bello, tutte e due paesi sono bellissime. Abruzzo proprio, proprio Abruzzo è bellissima. Già, mercato di Cenciano va forte. Sì, roba di occasione, se cose qua va bene. Seconda mano. L'usato. Ma voi ne tenete due cuscine usate, scusa. No, non vi volete mettere al passo coi tempi? Ma la roba usata no, noi non usiamo la roba. L'unica usata c'ho questo qua che è vecchio. Ma non se lo compra nessuno. Okay. Sono tutti i capelli bianchi, non lo vedi, poverino. Questa è tutta esperienza, capo. Questo è mio padre. Però se da fa un banco dell'usato, no? No, quello che si può fare. Non puoi fare niente. Per l'amor di Dio. Tu è mio padre, Stellina. Un padre putativo. Sì. Però quando siamo 72 anni. Mo sa buon mattino, ma prima ne ero buono, prima eri sano. Buongiorno, non c'è niente. Questo invece mio padre l'anno scorso era un po' stupido. Quest'anno c'è rimasto niente. Va bene, vi lascio lavorare. Perché il ristorante il ristorante di pesce. Tu dici, ma perché tu sei cucinese? Sì, sono bravissimo come cuoco, che l'ho fatto il cuoco io. Sì, come no. Però non so più. In che senso? Sa cucinare o no? Come sa cucinare allora? E ma lo facciamo, lui faceva la società. Tu fai la cameriera, io faccio il cuoco. E tu fai la cameriera? No. Io mi metto la cassa, dai. Ah, pure tu ti metti la cassa. Sì, perché i soldi, che facciamo? Vabbè, però i soldi, ma anche i soldi che adesso si paga con... Col boss. Col boss. Capito, perché lì. Va bene. Quindi dove lo abbiamo preso il ristorante? Che ne sa, ci sono in mezzo matti, che niente, ci appinzi più una dopo. No, io lo faccio. Che pericolosi. Sì. Stefano, tu che... Allora, aspettiamo il ristorante. Tu che fai al ristorante? Ci sta che li tengo un ristorante, gli serve. Che fai? Io vado a mangiare il pesce, lo faccio mangiare con la mia ragazza il pesce. Ma sei un porco allora? Dal comune di Roseto sto andando a Pineta. Ah, quindi diciamo che ancora le partite. No, cioè, stiamo a fare benzina. È una finta. È tutta una finta. Te la porta. La porchetta, no, ma la mangi, la puoi parte. Dici, prima immagazzinare, la benzina, dopo poi partire, perché? Questa è una bella politica. Certo, quello è chiuso qua, mi mangia prima, poi c'è la niente. E come dico io, chi mangia per prima mangia sempre... Due volte. Bravo. Quando chi veda per prima, stessa cosa. Ma oggi Michelino non è venuto. No, ma arriva. Arriva Michelino. Con calma. Allora, che ore sono? 10:15. Un quarto d'ora, 20 minuti è qui. Quindi ma la famosa... a pranzo. Il famoso pranzo, cena? Si sa. No, non ci sta, Si sa niente. Il suo pranzo ha saltato. Il pranzo... È dura, non credevo che era un cliente così ostico, eppure. È ostico, molto ostico. Sarpilo un numero, quante chiave. Ma quante volte se l'ha preso il numero? Ma 15, 3-4 volte? Ma 15-16, dopo la mattina, dopo che si è rotto la Madonna di Loreto, quando è la famosissima cascata di Michelino. La cosa non era che... cioè, il problema non era la sua ferita, ma era la Madonna di Loreto, che si era rotta. Ma è alcun brava la Madonna. Vabbè, basta che andiamo a Castelli. Bravo. Fa l'ingrosso per Castelli, ci sta là, ne fa... Apposta. Finisce qui un'altra puntata di Dillo a Stellina, siamo stati a Roseto, lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30, canale 16, Super J, la mail di La Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351-75-32450. Ringraziamo Davide alle riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare, alla prossima!